Ci sono due domande che mi sono sempre sembrate tanto importanti quanto difficili. Chi siamo? E cosa vogliamo? Sono questioni che possono provocare un bel po' di tormenti. Saper rispondere significa avere le basi per vivere in modo più o meno sereno, o almeno in pace con se stessi. Ecco, Valentina Romani, giovane e talentuosa attrice, ha trovato le risposte a entrambe le domande già da un bel po' di tempo. Ed è riuscita a farlo soprattutto perché ha un talento forse sottovalutato, quello di ascoltare gli altri e se stessa. E se ascoltare in generale è un grande atto d'amore, ascoltare se stessi è un modo per conoscersi, per conoscere i propri desideri. Per realizzarli poi ci vuole altro, ci vuole determinazione. E Valentina Romani ha pure quella. È una persona che non ha paura di faticare, anche di fronte ai viaggi più lunghi e complicati. Non è una che si perde d'animo, nemmeno di fronte agli ostacoli. Lei la rotta, l'ha studiata, sa dove vuole arrivare e sa come arrivarci. E sa pure che, oltre al punto d'arrivo, è fondamentale anche il punto di partenza. Per non perdersi, infatti, non bisogna mai perdere di vista la strada per tornare a casa. Io sono Andrea De Cesco e questo è Fino a qui, un podcast di Cora Media promosso da Elle Active con Elizabeth Arden, che racconta le esperienze di quattro donne con carriere fuori dal comune. Valentina Romani nasce nella capitale nel giugno del 1996. La madre insegna alle elementari, il padre è un agente immobiliare, il fratello maggiore fa il preparatore atletico. Valentina inizia a sognare di diventare attrice già da bambina. All'epoca il suo mito è Angelina Jolie, anche un suo poster appeso in camera. Un'altra sua grande passione è lo sport, passione che condivide con i genitori e con il fratello. Fino ai 14 anni fa danza classica e scia. Il suo sogno più grande però rimane diventare un'attrice e così, mentre frequenta il liceo linguistico, studia recitazione e, per pagarsi gli studi di recitazione, lavora come cameriera in un ristorante. A 18 anni Valentina debutta in televisione con la serie Grand Hotel. A 20 arriva al cinema, nei panni della protagonista del film Un bacio, di Ivan Cotroneo. Da allora in totale ha interpretato più di 20 ruoli, tra cui quello di Nadizza della serie Mare Fuori e quello di Vanessa della serie La Porta Rossa. E ha lavorato con grandissimi, come il regista Nanni Moretti. In tutto questo, inoltre, ha portato avanti gli studi all'università. Aveva iniziato con lingue, poi ha cambiato per scienze della comunicazione. È vero, sta vivendo il suo sogno, ma sa che i sogni possono finire. E lei, nel caso, vuole farsi trovare preparata. Comunque, se mai arriverà, c'è da scommettere che quel giorno è ancora molto lontano. In genere ci vuole un po' di tempo prima di riuscire a capire che cosa si vuole fare nella vita. Tu a 5 anni avevi già le idee chiare. Com'è stato possibile? Com'è che sei arrivata a capire che la recitazione sarebbe stata il tuo futuro, insomma, quello che volevi fare? Diciamo che quando ero piccola, ero una bambina, ma lo sono tuttora in realtà, un tipo molto curioso. Ero proprio la tipica bambina che nei ristoranti, quando ti dicono non toccare la piastra che scotta, ci mettevo la mano perché volevo toccare con mano qualsiasi cosa e sentire sulla mia pelle tutto quello che avevo intorno. E questa mia curiosità, questa voglia di sperimentare e conoscere mi ha ispirato, credo, perché la bellezza di questo mestiere è la possibilità che ti viene data di raccontare delle storie, quindi di conoscere prima di tutto il vissuto, la vita di qualcuno e poi di poter fare da portavoce appunto alla vita di qualcuno, a dei temi importanti. E quando ero piccola pensavo, dico, mamma mia, guarda gli attori che sacrificano la loro vita per i film, perché chiaramente pensavo che chi moriva nei film morisse davvero. Poi ovviamente mi hanno spiegato come funziona il mestiere e... però la curiosità, il moto della curiosità mi è rimasto. C'è stato un film che hai visto o comunque un momento che ha fatto scattare la scintilla?
I film praticamente li facevo io. Io d'estate, nella mia casa al mare, organizzavo tutta la platea con i miei zii, parenti, nonni, cugini, tutti seduti davanti a me, e io facevo questo spettacolo improvvisando. L'ho fatto anche con i miei cugini, che li obbligavo a fare questa cosa insieme a me, dai 5 più o meno ai 12-13 anni. E quindi il film, diciamo che ero io proprio. La tua famiglia non fa niente che ha a che fare col cinema. Però mi hanno assecondato, nonostante immagino la paura di sentirsi dire da una bambina di 5 anni voglio fare l'attrice, come quando, non so, un bambino ti dice io quando sarò grande voglio fare l'astronauta. Sono dei lavori che esistono, ma che possono, a primo impatto, possono anche fare paura, no? Cosa pensi di aver preso dai tuoi? Di mia mamma ho preso negli ultimi anni soprattutto la razionalità. Mia mamma è una donna molto forte e anche molto razionale. E di mio papà spero, un piccolo momento ego, pubblicità, spero di aver preso l'ironia. Mio papà è una persona estremamente simpatica, molto divertente. Mi ricordo che quando portavo le mie amiche a casa dopo scuola e c'era mio papà, era sempre una festa, perché facevamo proprio il cabaret. Di mio fratello non ho preso niente, perché noi siamo proprio gli opposti. Quando eravamo piccoli mamma ci chiamava il giorno e la notte, e oggi io sono il suo sole e lui è la mia luna. Prima dicevi che i tuoi genitori ti hanno assecondato, però speravano che tu avresti fatto qualcosa che almeno nella loro testa ti avrebbe dato più stabilità, no? L'avvocato, il medico. E tu, nonostante questo, ti sei messa lì, hai raccimolato qualche soldo lavorando come cameriera in un ristorante, ti sei pagata gli studi di recitazione da sola. Ma dove hai trovato questa determinazione? E soprattutto poi come hai fatto a tenere insieme tutto, quindi gli studi di recitazione da una parte, il lavoro da cameriera, gli studi al liceo. Questa determinazione me l'hanno trasmessa i miei genitori, che mi hanno insegnato a non temere mai i sacrifici per realizzare ciò che sentiamo di volere, che è una cosa molto importante, perché nulla è scontato e non sempre i nostri desideri sono all'altezza delle nostre possibilità. Il mondo della recitazione era un mondo sconosciuto all'interno del mio nucleo familiare, soprattutto per me, ma sapevo che era un mondo dove bisognava investire tempo, ovviamente denaro e tanta tanta forza di volontà. E io ero pronta a tutto, perché sentivo veramente forte questa vocazione e avevo promesso ai miei che avrei finito il liceo e avrei fatto il mio dovere, e se loro mi avessero appunto aiutati, seguiti, accompagnata in questo percorso, nella realizzazione del mio sogno. Poi chiaramente il mestiere dell'attore è un mestiere che non ha continuità, e io con questa cosa ho fatto i conti fin da subito, nel senso che mi sono messa in testa che va bene sognare, va bene avere delle ambizioni perché sono importanti, perché ci tengono vivi, però bisogna sempre, diciamo, rimanere ben ancorati e radicati a terra, con le proprie radici, con chi si è. Era forse un altro modo per dimostrare ai miei, alle persone non vicine a questo ambiente, quanto io volessi effettivamente realizzare questa cosa. Il tema dei sacrifici è già uscito due volte mentre stavamo parlando, no? I sacrifici che vedevi da parte degli attori, almeno quelli immaginari, e poi i sacrifici che ti hanno insegnato a fare i tuoi genitori. Invece il fatto di essere una sportiva in una famiglia di sportivi, quanto ha influito sulla tua predisposizione a fare sacrifici? Lo sport è sempre stato nella mia vita ed è quello che ti insegna proprio l'allenamento, cioè nel senso proprio la costanza nelle cose, no? Il fatto che più fai una cosa, più hai la possibilità di migliorare in quella cosa lì. Però anche il fatto che bisogna allenarsi per essere pronti a una gara. Per me le mie gare oggi sono, cioè le gare poi, è brutto dirlo così, però le mie sfide sono i provini. E bisogna prepararsi come ci si prepara ad una gara di corsa, ad una gara a ostacoli. È un allenamento prima di tutto per il cuore, perché comunque anche fare l'attore secondo me è uno sport, perché il cuore batte forte a volte e bisogna essere sportivi per insomma tenere a bada il battito cardiaco. Sono sicuramente, guarda, è una cosa secondo me che va abbastanza all'unisono, cioè l'allenamento, la preparazione per una gara è un po' come la preparazione per un film, ma non perché ci sia la competizione, ma perché ci si deve allenare, bisogna arrivare preparati, perché poi il lavoro lo fai tu. Tu come ti prepari per i ruoli che poi andrai a interpretare?
il primo passo che faccio è ovviamente leggere la sceneggiatura e cercare tra le righe qualcosa che questo personaggio ha da dirmi. Innanzitutto bisogna partire da un punto che può sembrare banale, ma non lo è. Se questo personaggio c'è, vuol dire che ha qualcosa che vuole che sia detto, qualcosa che c'è bisogno di dire. Dopodiché c'è una fase in cui mi confronto molto con il regista, perché tendo molto a fidarmi di chi ha una visione anche più ampia della mia sulla storia, su tutti gli altri personaggi, su ciò che si immagina di realizzare. Poi, se è un personaggio che racconta la vita di qualcuno che è esistito e non c'è più, cerco dei documenti. Se invece è un personaggio immaginario, anche dipende, diciamo, da quello che ho tra le mani. A volte costa caro, ma se necessario bisogna anche appigliarsi a delle esperienze di vita tue, personali. Hai debuttato che eri molto giovane, a 18 anni in TV con Grand Hotel e poi a 20 al cinema con Un bacio di Ivan Cotroneo. Qual è stato l'impatto che il successo ha avuto su di te? I due lavori che hai citato tu sono due lavori a cui sono affezionata. Il primo, Grand Hotel, perché è stato il mio primo vero lavoro ed era proprio durante l'estate della mia maturità. Avevo appena fatto 18 anni ed ero felicissima. Mi ricordo che quando mi avevano detto che mi avevano preso per fare questa piccola parte, insomma, io sono tornata a casa con le bottiglie, ho detto dobbiamo sbocciare, perché sì, perché ce l'ho fatta. C'era grande gioia in quel momento. Poi ovviamente il film di Cotroneo è uno dei ricordi che, diciamo, che ancora oggi mi fanno un grande effetto, perché non è stata solamente la mia prima esperienza, diciamo, cinematografica, ma è anche stata un'occasione molto importante per diciamo farmi da portavoce a dei temi fondamentali quali il bullismo, l'omofobia. Questo film ha fatto il giro delle scuole d'Italia, abbiamo incontrato tantissimi ragazzi. E ancora oggi, purtroppo, se ne parla tanto di questo film. E ecco, questa è una cosa bella in un certo senso, perché vuol dire che quello che fai arriva e probabilmente serve, era necessario. Il successo, non lo so, cioè mentirei se ti dicessi che non mi rendo conto, perché sono stata fortunata negli ultimi anni, il successo è arrivato ed è vero, sarebbe sciocco dire il contrario. Però cerco veramente di rimanere integra, non bisogna perdersi di vista secondo me in questi casi, perché il rischio c'è. Prima parlavi dell'importanza di rimanere integri. In qualche intervista hai detto che secondo te il segreto della vita è proprio, in generale, non snaturarsi. Tu come fai a non snaturarti? E soprattutto come fai a non snaturarti in un mondo che sembra così almeno abbagliante come quello dello spettacolo? Con il concetto di rimanere integri intendo proprio l'idea di saper sempre distinguere Valentina, in questo caso persona, da Valentina attrice. Perché secondo me poi la persona con cui torni a casa la sera è Valentina la persona, non è Valentina attrice. I personaggi che interpreto io tendo ad ospitarli dentro di me e a non confondermi con loro. E credo che questo lavoro di separatezza, se vogliamo, di grande, diciamo, allenamento proprio all'integrità, ti aiuti anche ad essere molto più lucida in un certo senso. Credo che sia la vera rivoluzione questa, perché puoi dare in prestito qualcosa di te, dai ovviamente il tuo corpo, il tuo aspetto, la tua voce, i tuoi movimenti, ma se dai tutto, poi ti perdi tu. Tu di personaggi ne hai interpretati oltre 20, mi pare. Ce n'è qualcuno a cui ti sei sentita più vicina? Il personaggio della Porta Rossa, Vanessa, è un personaggio a cui sono veramente tanto legata, perché è un personaggio con cui mi sento un po' cresciuta, visto che la prima stagione della Porta Rossa l'abbiamo iniziata che io avevo 19 anni, oggi ne ho 26 e quindi diciamo che crescere con un personaggio è una cosa innanzitutto molto rara. E questo vivere tanto con gli attori e con i colleghi in generale ha impreziosito moltissimo quell'esperienza, e il personaggio di Vanessa è un personaggio che mi è rimasto davvero nel cuore per tanti motivi. Il primo fra tutti è perché è una ragazza a cui a un certo punto capita una cosa straordinaria, cioè diventa l'unica persona che può vedere un'altra persona, che vede un fantasma, no? Io faccio la medium in questa serie ed è l'unica persona che può vedere qualcosa, cioè l'idea di raccontare una cosa così intima è una roba pazzesca. E più volte mi sono domandata, dico, ma che grande possibilità che abbiamo noi stessi nella nostra intimità. Con Vanessa ho imparato a guardarmi dentro anch'io e a scavare nella mia intimità, negli angoli più bui.
Poi è una giovane donna che si batte per la verità, e questa è una cosa secondo me fighissima, perché la verità diventa una causa e un buon motivo veramente per andare a fondo nelle cose. E invece un personaggio che hai fatto più fatica a interpretare? Il personaggio che ho interpretato nel film Carla, il film su Carla Fracci, non è proprio un personaggio simpaticissimo, ecco. Però, come dicevo all'inizio, aveva qualcosa da dire, cioè lei raccontava una competizione, la competizione esiste in qualsiasi ambito lavorativo, sportivo, in tutti i piccoli mondi che ci circondano c'è competizione, laddove è sana, secondo me, è anche utile, se vogliamo, a farci performare. Mentre il personaggio di Anita, che ho fatto nel film di Carla Fracci, era una competitiva un po' cattivella. Ho faticato perché credo che sia la cosa più lontana, cioè, da me, cioè io proprio sono un po' salama in questo a volte. Mi fa piacere, non mi dispiace se qualcuno, qualche altra attrice che incontra un provino poi vince quel provino al posto mio, perché non è al posto mio, è il posto suo, perché se l'ha vinto quell'attrice là vuol dire che è giusto così e quindi bisogna essere contenti, perché magari io sicuramente mi sono impegnata, ho studiato, mi sono preparata, però forse non ero proprio giusta per quel ruolo lì, e allora va bene, cioè nel senso di storie da raccontare ce ne stanno tante e arriverà anche quella che sarà giusta per me. Ovviamente il personaggio di Mare Fuori, Nadizia, è stato un personaggio molto faticoso per tanti motivi. Il primo perché è un personaggio che parla napoletano e io sono romana da generazioni. E secondo te c'è qualcosa in particolare del tuo carattere o del tuo modo di essere che ti rende adatta a essere attrice per natura, tra virgolette? Diciamo che di base io sono una proprio determinata, cioè sono proprio testarda. Credo che sia forse nel mondo del lavoro una caratteristica fondamentale, la determinazione. Devi averla per forza se vuoi fare qualcosa, al di là di cosa tu voglia fare. E poi ho sviluppato negli anni la capacità di sapere riconoscere di essere nel posto giusto. E io quando sono sul set mi sento proprio al posto giusto. E quindi lo sai che ti dico che forse me lo merito proprio di stare sul set. C'è qualche attrice invece a cui ti ispiri o che comunque ammiri specialmente? Ovviamente mitici sono Meryl Streep, Julia Roberts, ce ne sono tanti. Però ecco, da un punto di vista proprio pratico e tangibile, il gruppo della Porta Rossa è stato un gruppo di grande ispirazione per me. Anche perché mi sento di dire che ci sono un po' cresciuta. E invece persone che ammiri anche al di là del mondo del lavoro? Ammiro tanto mio fratello, è una persona molto tenace, in pace con se stesso. Sa che per raggiungere i propri obiettivi bisogna faticare e questa secondo me è una cosa molto importante. Ammiro ovviamente i miei genitori, perché assecondare una bambina di 5 anni che ti dice che vuole fare l'attrice secondo me è un atto molto coraggioso. E poi sono due persone estremamente forti, ben salde. Io sono una fan, proprio una delle più grandi fan dei miei 4 nonni che non ci sono più, ma che sono stati e sono tuttora il grande infinito amore della mia vita, cioè lo saranno per sempre. Ogni volta che mi succedono delle cose ho questa abitudine di scrivere per farglielo sapere. E le mie amiche, molte mie amiche sono diventate delle donne pazzesche, anche amiche con cui proprio sono cresciuta. Vedere le persone a cui vuoi bene realizzare i propri sogni o comunque impegnarsi affinché si realizzino è una cosa che veramente dà grande soddisfazione e in un certo senso appaga anche un po' te, perché senti che i loro traguardi sono anche un po' tuoi, nonostante tu non abbia alcun tipo di responsabilità. Però io sono così, sono veramente tanto empatica, e un po' di giorni fa una delle mie migliori amiche mi ha detto che ha comprato casa, ho pianto un'ora al telefono, come se l'avessi comprata io. Senti che stai crescendo con le persone con cui sei cresciuta fino adesso, senti che la vita sta andando avanti, non temi il tempo che passa in un certo senso, perché sai che le tue radici sono con te. Mi ha colpito molto quello che hai detto sui tuoi nonni, perché io ho sul cellulare una nota che aggiorno ogni 2-3 giorni quando mi capita, in cui scrivo a mio nonno paterno che è morto. E questa cosa ti fa sentire, ti fa dare un senso alla vita. Totalmente, io veramente scrivo, non faccio la nota, ma scrivo proprio dei racconti. Di una dei miei 4 nonni ho un'intervista che le avevo fatto tanti anni fa. Mia nonna se n'è andata quasi a 100 anni, quindi a un certo punto ho detto, secondo me devo farmi raccontare qualcosa.
cioè una domanda che gli ho fatto, che la sua risposta per me è stata veramente, cioè il mantra di vita che io voglio avere. L'ultima domanda era: ti senti realizzata come donna? Lei mi ha risposto: c'ho la nausea. È molto bello anche quello che dicevi sull'amicizia. Cioè, in una vita piena, immagino, come la tua, si può pensare che sia difficile, magari, coltivare l'amicizia. Tu come hai fatto a non perderla? Io non vivo senza le mie amiche, senza i miei amici. Non, è chiaramente come l'amore, sono delle piante che vanno costantemente innaffiate perché sennò si seccano. Ma il tempo, il modo, lo si trova. Senza i nostri affetti veramente non siamo niente. E io credo sinceramente che, diciamo, il coraggio che metto in campo per fare questo mestiere spesso mi viene trasmesso proprio dalle mie relazioni quasi viscerali con le persone che mi conoscono davvero. Una delle mie più care amiche, che si prepara per diventare avvocato, è la persona anche meno contaminata, se vogliamo, quindi la più giusta a cui chiedere un consiglio, la più giusta con cui sfogarsi. Le amicizie e le relazioni in generale vanno assolutamente coltivate perché sono il sale della vita. E l'amore invece che ruolo ha nella tua vita? Provo amore per innanzitutto per il mio cane, la mia cagnolina che custodisce tutto il mio amore. Provo amore appunto per le mie amiche, sono una che dà tanto. L'amore ha un ruolo fondamentale, sono molto felice in questa fase della mia vita. Ne sento l'importanza, sento che impreziosisce tutte le cose. Caso mai non fossi riuscita a fare l'attrice, che cosa pensi che avresti potuto fare? In che cosa saresti stata brava? Che cosa ti sarebbe piaciuto? Più volte ho pensato, ho detto, questo lavoro nessuno mi assicura che sarà per sempre, quindi voglio un piano B, motivo per cui io studio all'università e ci tengo molto alle mie radici. Però ho sempre, diciamo, rimandato questo pensiero. Mi piacciono molto i bambini, forse avrei seguito la strada di mia mamma, forse avrei fatto la maestra. Tu in un'intervista hai detto che secondo te uno dei tuoi più grandi talenti è saper ascoltare. In che senso lo consideri un talento? Siamo tutti molto bravi a chiedere di essere ascoltati, ma ascoltare, qualcuno ci pensa mai, ascoltare l'altro ti dà la possibilità anche di ascoltare te stesso, e secondo me una volta che uno prende consapevolezza di questo, poi la strada è in discesa, non so come dire. Nell'ascolto risiede il futuro, perché è da lì, è dall'ascolto dell'altro che puoi migliorare te, migliorare il mondo, aiutare. E io quando ho capito questo, ho capito che volevo veramente mettermi nella condizione di essere una che ascolta, perché trovare qualcuno che ascolta, secondo me, prima di tutto ti fa sentire meno solo. Beh, ma quanto è bello sentirsi ascoltati, dai, ma diciamoci la verità, è pazzesco ed è raro. Quindi sì, ma lo sai che ti dico, io ho proprio il talento. Prima parlavi dei racconti che scrivi per i tuoi nonni e hai iniziato a scrivere anche poesie. Dov'è che hai sentito questa esigenza? Scrivere mi aiuta molto a mettere in ordine i pensieri, anche un po' a capire quello che mi sta succedendo, quando a volte capita che se hai tante cose da fare, se hai tante cose a cui pensare, in un certo senso ti ingolfi. Quando tu scrivi devi scegliere che cosa dire per primo, e questo già fa, secondo me, una selezione naturale di pensieri che ti mette in ordine la cosa più importante che scrivi per prima e poi tutto quello che pensi sotto. Ed è una cosa molto utile. Perché magari sei un giorno che stai, non lo so, in ansia per qualcosa e ti rendi conto che scrivi di tutto meno che di quello. Quello ti fa capire che, come diceva Zero Calcare, siamo veramente un filo d'erba. Il mondo, cioè, non abbiamo tutto il peso del mondo sulle spalle. Poi mi aiuta proprio a misurare le cose che mi succedono. Poi sì, ogni tanto scrivo ai miei nonni. Le poesie le scrivo quando... Ma perché a un certo punto ho sentito di voler quasi cantare le cose che scrivevo, senza alcun tipo di competenza specifica scrivo delle poesie. Però scrivere poesie, quando poi le leggo, mi sembra di leggere una musica ed è divertente. Dicevi che scrivere ti aiuta anche a mettere ordine per capire quali sono le cose più importanti. Hai capito quali sono le cose più importanti per te oggi?
le cose più importanti sono tutte le cose invisibili per me. Sono appunto l'ascolto, sono le radici. Secondo me una cosa importante è proprio sapere avere paura, ma la paura quella sana, che ti dà energia. È una cosa molto importante quella, perché ti fa sentire sulla pelle l'importanza delle cose che ti succedono. Le cose importanti non sono neanche cose a volte, cioè sono persone, sono dei momenti che sono stati, che ti hanno portato ad essere. Sono il mio cane, la mia famiglia, ce ne sono tante di cose importanti. Non le trascuriamo le cose importanti, perché sono quelle che rimangono. Cosa ti auguri per il futuro? Mi auguro di non perdermi mai di vista, che non significa non perdersi necessariamente, ma sapersi ritrovare sempre. Saper ritrovare proprio te in mezzo a un mondo che magari non riconosci. Fino a qui è una serie podcast di Cora Media promossa da L'Active con Elizabeth Arden, scritta da Andrea De Cesco. Le registrazioni in studio sono a cura di Lucrezia Marcelli per Cora Media e Jordi Tugores per Alchimia Records. La post-produzione e il sound design sono di Pietro Paletti. Il producer è Marco Paltrinieri. La cura editoriale è di Sara Poma.